Live Social. Live Social Radio News 24, Ertan Belottari insieme a me, Matteo Di Lillo. Ben trovato, Eltran. Ertan. 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 Giusto. Mi scusi, no, è un po' complicato. Allora, Ertan, io so che lei ha un'azienda olivicola, è corretto? Perfetto. Della mia attività è iniziato nel 2014, dopo aver lavorato 2-3 anni sempre aziende olivicole, ho visto, è nata un passione, ho visto coltivare le olive, nel frantoio esce l'olio, è nato un passione. Qual è stata una grande soddisfazione che ha avuto durante la sua carriera, questa sua scelta di aprire questa azienda? Sicuramente produrre le olive, fare un olio di produzione propria 100% italiano, non senti neanche la fatica, è un passione enorme. Certo, certo. E allora sentami, non so se vuole parlarmi un po' della storia della sua attività, insomma, e come è nata questa idea, quando ha deciso di diventare un produttore di olio. Intanto mi presento, io sono la persona che ho rappresentato Liguria all'Expo 2015. Ah. Sono la persona che è soprannominata l'uomo che parla agli ulivi perché se lei va a vedere Ertan Belottari ha rappresentato Liguria all'Expo 2015. È una passione, infatti dico, la mia storia è nata una passione. Sono arrivato in Liguria nel 2000 e vedere gli ulivi dal frantoio uscire l'olio è nata proprio un amore a prima vista. Su ogni cosa, come ho detto, se lo fai con passione fai tanto, se non lo fai con passione fai poco. Abbiamo un sito, la mail e pagina Instagram. Prego, prego, può dire tutto quanto. Facciamo la nostra carta d'identità e tutti i prodotti sono etichettati di produzione propria 100% italiano. E, sito web www.oliobelollari.com, se no scrivere ci scriva sulla pagina Instagram azienda olivicola Belollari e figli, la mail info@oliobelollari.com. Perfetto, allora grazie mille, in bocca al lupo per il suo, insomma, oliveto gigante e meraviglioso. E su Facebook trovate anche la nostra pagina Live Social Radio con questa intervista insieme a tante altre storie. Live Social.